Tra tanta gente finalmente riusciamo ad incontrare il responsabile dell'organizzazione, come un anno fa eravamo qui, no non è vero, eravamo da tutt'altra parte, per raccontare la Notte Bianca. Questa invece è una festa popolare, caro Tonino Vinci. Allora, abbiamo trasformato la denominazione della Notte Bianca dei 3 anni precedenti a festa popolare all'insegna della Taranta con gli emigrati e gli immigrati, per trattare diversi temi sociali e non pensare solamente allo spettacolo e al divertimento. Quando si dice che è bello organizzare qualcosa che possa aggregare il paese, farli uscire di casa, per fortuna stasera è anche fresco, voglio dire, una notte di mezza estate è meravigliosa, però il fatto di creare delle iniziative multiple da un punto di vista culturale, paesaggistico, enogastronomico, insomma, credo che abbia portato una serie di difficoltà, Tonino. Abbiamo avuto grosse difficoltà. Io l'anno scorso parlavo di sangue, sudore e sacrificio, quest'anno ce n'è voluto tanto, di impegno massimo. Però siamo riusciti a coinvolgere la totalità delle associazioni presenti sul territorio, l'amministrazione comunale, e abbiamo costituito un coordinamento delle associazioni, il quale si sta prodigando a intravedere dei temi specifici per elevare la qualità sia culturale e sia di impegno, di principi sani, grandi valori, affinché tutti possano confluire in un unico scopo, che è quello della solidarietà e della beneficenza. Quando incontriamo in giro moltissime persone che organizzano eventi o manifestazioni, diciamo che di base sono dei promoter e gente che organizza le serate. Tonino fa un lavoro tutt'altro, fa una cosa completamente diversa, ma la passione evidentemente per il territorio, per il suo comune, per la sua cittadina è talmente forte che grazie a un gruppo di persone meravigliose che ti seguono ormai da tempo, riesci puntualmente ogni anno a regalare non solo agli amici di Maida, ma quelli che tornano, gli immigrati, insomma, cioè quelli che approfittano delle vacanze per poter godere il proprio territorio con una veste completamente diversa. Allora, uno non bisogna mai parlare al singolare, io. Noi dobbiamo parlare al plurale. Noi abbiamo costituito e formato una squadra di decine di persone, i quali abbiamo un grosso amore per il paese. E siamo riusciti a formare una grossa squadra e pensate bene che tutto quanto quello che si vedrà nello speciale della televisione è stato donato gratuitamente dagli imprenditori e da tutte quante le aziende presenti sul territorio. Il ricavato di tutti gli stand saranno devoluti in beneficenza, in solidarietà ed autofinanziamento delle associazioni stesse. Quindi gli scopi sono nobili, per quanto ci riguardava gli obiettivi sono raggiunti. Assolutamente sì, e lo vediamo e lo state vedendo attraverso le nostre immagini. Tonino, allora, abbiamo detto una serie di cose, abbiamo salutato il tuo gruppo di lavoro, l'amministrazione, cosa rimane da fare? Godersi naturalmente il resto della serata e darsi magari volendo appuntamento? All'anno prossimo noi speriamo di avere il centro storico tutto ristrutturato, avendo anche dei parcheggi che sono multipli, e naturalmente puntiamo a fare la quarta edizione della Notte Bianca in grande stile, che sia veramente una Notte Bianca che possa dare dei profitti, dei ricavi a tutti gli operatori che sono qua a Maida. In una festa popolare non può assolutamente mancare chi dà praticamente la via, l'indirizzo, il primo cittadino di Maida, Natale Amantea. Allora, Natale, ma voglio dire, questa cittadina risponde sempre puntuale tutti gli anni. C'è un momento di aggregazione, c'è un momento di divertimento, c'è un momento gastronomico, c'è il momento culturale, c'è il momento musicale. È bellissimo. Io innanzitutto devo ringraziare voi che ogni anno naturalmente portate le immagini di Maida per la Calabria, e non solo per la Calabria ma per l'intero mondo. Quest'anno Maida ha ritenuto, essendo una tradizione ormai consolidata, fare la festa degli emigrati, perché gli emigrati rientrano nel mese di luglio. Abbiamo voluto integrare questa festa con gli immigrati, perché il fatto di essere solidali con centinaia e centinaia di
di cittadini che vengono da terre naturalmente povere, naturalmente Maeda ha voluto dedicare questa serata a questa gente e dedicarla soprattutto a tutti coloro i quali in questo momento stanno soffrendo. Certo, è stata per gli organizzatori è stato un lavoro enorme. In modo particolare io devo ringraziare il comitato intero, ma soprattutto devo ringraziare il presidente di questo comitato, Tonino Vinci, il quale anima e corpo si è dato da fare perché la manifestazione potesse riuscire. Maeda rappresenta per il territorio non solo la Metino ma l'intera Calabria, rappresenta un punto di riferimento per i suoi beni culturali, per i suoi beni ambientali, per i suoi beni archeologici. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la visita del sovrintendente alle Belle Arti di Cosenza, il quale ha visitato tutti i palazzi di Maeda ed è rimasto veramente meravigliato. Noi certamente cercheremo di far tesoro dei suggerimenti che ci sono venuti e faremo in modo che questo paese possa diventare un punto di riferimento per le sue bellezze naturali, per la sua cultura, per la sua arte, per la sua storia, per il suo paesaggio, per quanto naturalmente esso rappresenta. Siamo entrati all'interno della chiesa di San Nicola qui di Maeda e incontro la mia amica l'architetto Maria Elisa Colelli, perché all'interno di questa struttura meravigliosa c'è una mostra che racconta il quarto centenario di Mattia Preti attraverso uno studio che ricorda quello che Mattia Preti insomma faceva quando era in vita. Maria, spiegaci un po' come funziona. Allora, la mostra è dell'artista Wilma Pipicelli, che stasera non può essere presente tra di noi, e l'ha data appunto in comodato d'uso a noi come sezione FIDAPA di Maeda Vena ed io sono la presidente. E questa mostra è molto particolare, lei ha voluto fare un omaggio proprio all'artista, allo studio che l'artista stesso faceva prima di creare i quadri, non la semplice riproduzione o stampa dei quadri stessi. È il caso di ribadire questo concetto, perché Mattia Preti non creava di getto, no, diciamo che studiava. Lui prima studiava, faceva uno studio approfondito sulle forme, sì, sulle sagome. Perché lui era un grande anatomista, ecco. Quindi studiava molto il corpo umano e nelle sue forme. E nella ricerca di questa perfezione sezione, delle linee, sì. Quindi anche perché mi raccontava che a volte i bozzetti completi non corrispondevano poi al quadro stesso, evidentemente. Anzi, poi venivano modificati in corso d'opera l'artista cercava appunto di perfezionare, prendeva le parti migliori di uno o dell'altro quadro. Vedi, questa ricerca continua anche poi nel prodotto finale, sì, la sua artisticità, la sua bellezza era appunto questa. E un'altra particolarità di questa mostra è la voglia che ha avuto la nostra artista di riprodurre anche questi dipinti su dei vasi e dei piatti in terracotta. Perché c'era questo legame, sì, mi dicevi? Sì, perché in questo momento sono in esposizione a San Giovanni in Fiore e lei ha voluto creare questo legame con l'artista, entrambe calabresi, perché Mattia Preti è conosciuto anche come il Caravaggio del certo, Sud. Certo. E l'unico elemento in comune è la terra, quindi lei ha voluto usare l'argilla come elemento comune a entrambi gli artisti, sì, proprio di collegamento a entrambi gli artisti, e omaggiarlo con queste opere. Thank you.
proseguiamo il nostro giro all'interno delle strade, dei palazzi, delle vie di Maida per questa bella iniziativa e ci imbattiamo in un'altra mostra di quadri. Come vedete qui ho tre artisti, alla mia destra ho Simona Scichitano, alla mia sinistra Anna Fabiani e ancora più in là Angelo Pileggi. Siamo all'interno del Palazzo Fabiani che ospita questa vostra mostra. Dico subito che Simona disegna, dipinge dei sogni. Come sì. Mai questa? La maggior parte sono scaturiti dai sogni che faccio. È così, non ho... Quindi mi pare di capire che tu te li ricordi tutti, cioè sì, puntualmente, sì, la mattina ti svegli e prendi nota. No, veramente di notte, dipingo di notte. Ecco, direttamente. Ecco, sì. La maggior parte li faccio di notte perché di giorno lavoro e quindi... E mi verrebbe da domandarti, perdonami, allora, è il sogno più ricorrente qual è? Un mare in tempesta. Un mare in tempesta, sì. Wow, roba pericolosa, un mare in tempesta, sì. C'è da stare attenti. Dicono che riveli un po' un carattere un po'... represso, forse. Davvero? Sì. Ecco, dobbiamo evidentemente portarla tutti quanti in pizzeria insieme. Sì, pizzeria. Sì, magari. Vabbè, cioè, giusto per tirare il numero. Mentre invece la nostra amica Anna dipinge dei ritratti, vero? Come mai? Ritratti. E mi piace il figurativo. Il figurativo. Sì. Che poi è la cosa più curiosa, mentre invece, scusa, giusto per finire la fila, il nostro amico Angelo, no, ci arrivo, guarda che con il microfono ce la faccio, il nostro amico Angelo invece paesaggi, nature vivissime. No, in questa occasione sì, dei paesaggi realistici, sono spezzoni di campagna, di montagna, di Maida stesso, nonché anche di vedute di paesaggi di Maida stesso, sì. E qualche, naturalmente qualche visione della vita vissuta precedente in qualche quadro figurativo. Ho capito. Si sono ritrovati insieme grazie al nostro amico Torino Vinci perché loro sono conosciutissimi fuori dalle mura di Maida, ma realmente dentro il comune no. Cioè, curioso, quando si dice nessuno è profeta in patria. Sì, e la sorpresa di questa sera da parte dei cittadini di Maidese è stata proprio questa, cioè il fatto che siamo tre artisti, Angelo un po' di più perché... è più conosciuto, noi invece un po' di meno, ecco. Va bene, noi vi facciamo artisticamente, vabbè, noi vi facciamo un in bocca al lupo per quello che dipingerete, per le emozioni che i vostri quadri daranno alle persone che li visiteranno, non solo stasera ma anche quelli che insomma magari poi comprandoli li porteranno a casa. Una delle piacevoli sorprese per me, che avevo sempre visto comunque le mura esterne, era ed è quella di essere potuto entrare questa sera all'interno di questo castello, che per un periodo di tempo è stata anche una prigione, no? In tempi intempendati. Poi è stato chiuso, adesso per fortuna qualcuno si è accorto che valeva naturalmente la pena poter investire dei soldi per poterlo rilanciare e quindi... Quest'anno abbiamo deciso di aprire le porte del castello proprio perché questa nostra festa popolare si svolge a Piazza Roma, una piazza adiacente al castello, e anche per un secondo motivo comunque, perché abbiamo 500.000 euro dei fondi PISL, quindi entro la fine dell'estate dovremo bandire la gara per la ristrutturazione del castello e quindi vogliamo anche far vedere, dare oggi la possibilità di vedere il castello com'è per poi l'anno prossimo riaprirlo vederlo restaurato. Finalmente un impeccabile centro storico che apparteneva a Maida che in effetti ritorna. Sì, non ci fermiamo soltanto alla ristruzione del castello, ma appunto stiamo recuperando la zona delle lauree basiliane, mm-hmm. Quindi qui sotto, sì. Sotto il castello, lauree basiliane che servivano diciamo come casa, se possiamo certo. Dire così, dei monaci basiliani. E saliremo con la pavimentazione del centro storico da Piazza Tutti Garibaldi. San Pietrini? Sì, da Piazza Garibaldi a Piazza Roma.
è un'altra serie di interventi che vanno, diciamo, a ridisegnare il nostro glorioso centro storico, quindi l'anno prossimo ti aspettiamo perché ci sarà un'altra veste del centro storico. Non vedo l'ora di poter godere di questo grande spettacolo che evidentemente, diciamo, la modernità ci permette di poter recuperare la storia di questo grande paese. Grazie.